È difficile dire con parole di figlio ciò a cui nel cuore ben poco assomiglio. Tu sei la sola al mondo che sa del mio cuore ciò che è sempre stato, prima di ogni altro amore. Per questo devo dirti ciò che orrendo conoscere. È dentro la tua grazia che nasce la mia angoscia. Sei insostituibile. Per questo è dannata alla solitudine la vita che mi hai data. E non voglio essere solo, ho un'infinita fame d'amore, dell'amore di corpi senza anima. Perché l'anima è in te, sei tu, ma tu sei mia madre e il tuo amore è la mia schiavitù. Ho passato l'infanzia schiavo di questo senso alto, irrimediabile, di un impegno immenso. Era l'unico modo per sentire la vita, l'unica tinta, l'unica forma. Ora è finita. Sopravviviamo, ed è la confusione di una vita rinata fuori dalla ragione. Ti supplico, ah, ti supplico, non voler morire. Sono qui solo con te in un futuro aprile. Ci vorrebbe un romanzo per raccontare le loro due vite, di ognuno e poi insieme. Giovanni, mio papà, morì il 1 maggio 1963 a 54 anni. Aveva sempre detto che sarebbe morto alla stessa età del suo papà, verso le 6 del mattino, proprio il 1 maggio, che era la festa che lui preferiva. La festa del lavoratore, come suo papà socialista gli aveva insegnato. Carlo, mio fratello, mi chiamò verso le 6. Tonino, vieni ora. Io, la sera, ad un certo punto, ero andata a dormire. Non ce la facevo più, era tardi. Lui stava morendo e gli stavamo noi tre vicino. La famiglia era di quattro, poi erano rimasti solo più Carlo e mamma e io mi sono poi rimproverato di aver ceduto al sonno. Adesso sto anche cercando di capire bene quali erano le stanze che erano contigue, cioè si passava nella nostra di me e Carlo, molto grande e si raggiungeva l'ultima. La casa non era nostra, eravamo in affitto. Nonno Tony, nato a Chivasso nel 1882, morì invece nell'inverno del 36, prima che nascesse io, il 24 maggio del 37. E tutto questo romanzo si svolge per tutti noi a Chivasso, in provincia di Torino, a 25 chilometri. Solo mamma morirà fuori di Chivasso, alle Molinette di Torino nel 66, essendo stata ricoverata nella sezione di psichiatria. Non si era mai veramente ripresa dalla morte di papà 3 anni prima, in ospedale psichiatrico come la mamma di Allen Ginsberg. E lo dico perché allora nel 66 io leggevo Howard di Ginsberg mentre assistevo lei, accanto al suo letto o fuori della stanza. Era fine giugno, inizio luglio 66. Mamma Olga morì poi per un elettroshock. Il cuore non resse nella notte, così ci dissero. Anche se 2 giorni prima si era ripresa, era tornata lei.